prova, prova, 1, 2, prova, prova.
Se questa partita potesse essere riassunta con il titolo di una canzone, questo sarebbe senza ombra di dubbio Learn to Fly, la hit senza tempo dei Foo Fighters. Imparare a volare già, perché c'è chi come DLF Ciampino non è ancora riuscito a capire come fare, o chi come Sobat vorrebbe lasciarsi definitivamente alle spalle la pista e decollare verso la vetta della classifica. Dal Monaldo Catena, alias Atletico 2000, in 100 celle, Roma, è DLF Ciampino contro Sobat, per iniziare a spiccare il volo. Buon mercoledì sera e buona partita. Leonardo Talusi, le squadre stanno entrando in questo momento sul terreno di gioco, pronti per i saluti. Io ne approfitto anche per salutare la mia compagna di viaggio qui a fianco, Martina Gaiba, in regia e coordinamento riprese. La pioggia è battente, per non usare un eufemismo. Ecco i saluti che arrivano, ne approfittiamo per leggere velocemente quelle che sono le due formazioni, con DLF Ciampino che si schiera con un solido 4-4-2 al servizio dell'allenatore Giuliani, con San Filippo in porta, Cesarei, Pelliccioni, Mocciola e D'Ambrosio in difesa, Frasca, Frezza, De Rosa e Castagna a comporre la linea a centrocampo, anti-Sobat con Cornetta e Carattoli a formare il tandem d'attacco. Risponde invece le Sobat al servizio di Centamore con Mangosi in porta, Antoni, i fratelli Zulli come centrali difensivi e Valente sulla corsia di sinistra, Garnica e Guarino a fare da mediani, Mazzini, Grimaldi e Ranaldi come trequartisti. Dietro all'unica punta Petrassi, il primo tocco al pallone sarà dei padroni di casa del DLF Ciampino. L'ok dell'arbitro ai due estremi difensori. Si può partire. Eccolo il fischio dell'arbitro, via, partiti per il match tra DLF Ciampino e Sobat, valido per la quarta giornata di UEFA Super League 2021-2022. Comincia subito con un giro palla prettamente difensivo la squadra di casa allenata da Giuliani. Torna immediatamente all'indietro al servizio di Petrassi, che riesce però a rubare molto bene il pallone, ad andare quasi sul fondo, riesce a rimontare con un ottimo intervento il 5 che è Pelliccioni, rimessa laterale in zona d'attacco quindi per Sobat, vuole andare addirittura lunghissimo il numero 14 che è Ranaldi dalla corsia di sinistra. Eccola la battuta, la palla al centro di testa, lo scavino per la conclusione provata proprio da Guarino, che però non riesce a impattare alla perfezione il pallone, a non trovare la porta, la palla carambola su un avversario e una serie di batti e ribatti, poi porta al rinvio dell'estremo difensore San Filippo. Per DLF Ciampino, la squadra che finora è la peggior difesa del torneo, con 8 reti subite, un solo gol fatto, tra l'altro arrivato grazie alla zampata di Urciuoli, arrivata addirittura alla prima giornata di campionato contro il Maccabi Roma, terminato per 1-5 proprio qui all'Atletico 2000. Sobat che però adesso ha tra i piedi la sfera e può portarla avanti, ottimo pallone per Ranaldi che non controlla benissimo, la palla scivola, complice anche l'effetto bagnato che dà il terreno di gioco, vista la pioggia copiosa che scende nel cuore di Centocelle in questo mercoledì sera anche abbastanza freddo. Tra l'altro settimana scorsa, proprio per via delle terribili condizioni atmosferiche, ben 3 gare sono saltate, 3 gare del mercoledì. L'unica ad andare in porta è stata quella proprio con Main Voce, vale a dire Locomotive Casilina contro Montagnola, valido per la terza giornata, con la vittoria del Montagnola per 1-3, che però si è fermata proprio contro Borgo Rosso esattamente 2 giorni fa, che rende la classifica ancor più elettrizzante, soprattutto per Sobat, a quota 7 punti, 2 vittorie, 1 pareggio per la squadra di Centamore. E oggi viene qui in campo contro la penultima in classifica, finora a quota 1 punto, maturato per 0-0 2 settimane fa contro l'Unione Santi, ma adesso il DLF prova addirittura a riversarsi in avanti. La difesa però del Sobat è molto molto compatta e gira il pallone nonostante il traffico tra le linee, dialogo che finora funziona. Adesso si va avanti con il dialogo tra i fratelli Zulli. Questa volta il 6 prova ad andare in verticale con il tentativo
di rinvio da parte del difensore di DLF, che arriva in questo momento, era il 69 che rinvia, il 69 che è, anzi l'89 che è a Bagnara, che trova l'impatto col pallone, non alla perfezione, infatti la palla termina direttamente, scivola in fallo laterale, in zona difensiva per Sobat, che questa sera veste una maglia nera molto simile a quella alla terza divisa della Roma stagione 2020-2021, una stagione che non è assolutamente da ricordare per i giallorossi. Intanto prova ad andare in verticale Ranaldi, viene però ferma però con un fallo il difensore di DLF, quindi calcio di punizione battuto ma male, fallo laterale quindi per Sobat, che può riprendere comodamente il possesso della sfera. Quando siamo giunti ormai al minuto 4, il risultato è ancora fermo sullo 0-0, non ci sono state occasioni fino adesso. Adesso Pelliccioni scambia con Mocciola, può venire via, ancora Mocciola, scambio corto tra le linee, regalato al Sobat, che adesso può distendersi, è un'ottima palla questa per la corsa del 3, Valente che in area di rigore, Valente prova col destro, di punta, una puntata che non è né un tiro né un assist, palla direttamente sul fondo, San Filippo si salva e può andare quindi al suo rinvio, occasione questa per Sobat, che ha avuto l'opportunità di andare e distendersi con un contropiede in una situazione di 3 contro 2, Valente però ha cercato la soluzione con la punta quasi da calcetto, probabilmente voleva cercare l'assist con il tocco d'esterno al centro dove stava arrivando Petrassi, che aveva avviato la situazione di contropiede, senza successo però l'occasione del Sobat, che ha avuto questo punto di passare in vantaggio. Intanto bene, viene bene via il DLF che vuole distendersi in contropiede, ottimo però l'intervento difensivo da parte di Zulli, che ci mette la gambona, poi vuole andare da Petrassi, cerca lo scambio di prima con un suo compagno che però per fortuna sua fa carambolare il pallone sempre sul piede del 9, e poi si torna direttamente all'indietro da Mangosi, non c'è pressing da parte del DLF, è chiaro che la situazione, la strategia contenitiva dei padroni di casa debba prevalere, comincia a piovere a vento adesso, comincia a piovere a vento, un po' di goccioline stanno arrivando anche nella nostra postazione, si salvi chi può, cara Martina Gaiva, che però è ben bardata, così come lo sono io, non lo sono per i giocatori in campo, non lo è in questo momento il 5 che è Pelliccioni, che vuole andare in contropiede, vuole provare a sventagliare in avanti con una soluzione filtrante, viene però bene via il Sobat, sempre con Ranaldi che vuole affondare, riesce a saltare il suo avversario, poi va col sinistro, San Filippo si allunga e copre il primo palo, palla in calcio d'angolo. Strano, perché io, mi sembrava di aver visto una deviazione anche abbastanza netta da parte del portiere San Filippo, non è così per il direttore di gara, quindi semplice rimessa dal fondo per DLF, che sperava sicuramente di avere un dopo lavoro decisamente diverso nella giornata di oggi, pioggia torrenziale quella che sta scendendo giù in questo momento a Centocelle, quando siamo giunti al minuto 6, quasi settimo minuto del primo tempo, risultato ancora sullo 0-0, l'occasione in Sobat però ce l'ha avuta, ne ha avute un paio, intanto fuori gioco di Petrassi, quindi calcio di punizione addirittura sulla linea di metà campo per i padroni di casa del DLF, quest'oggi in tenuta bianca con dettagli sulle spalle e sull'inizio del dorso di un blu scuro, pantaloncini blu scuro e calzettoni del medesimo colore. Palla verticale, colpo di testa da parte di Zulli, che riesce ad allontanare bene. Adesso vuole Sobat imbastire una situazione di controoffensiva. Ranaldi non controlla bene, il pallone scivola, resta per terra Ranaldi, che però si rialza, chiude però Cesare in fallo laterale. Sta sprecando tanti palloni, c'è subito un cambio intanto per Sobat, perché si allontana dal terreno di gioco il 20 che è Antoni, probabilmente causa infortunio, no, non mi sembra, sta ritornando in campo, credo abbia preso delle precauzioni, forse dei guanti, forse una raccomandazione dal suo mister, la
bandierina dell'assistente segnala un cambio, infatti è così, esce proprio il numero 2 che è Cesarei ed entra in campo. Eh sì, infatti la palla era stata messa in fallo laterale proprio dallo stesso 2 che si era infortunato, è entrato con il numero 15 Papalia. San Filippo può andare a rinvio con il suo mancino, lo fa, va lungo e potrebbe anche trovare l'occasione di servire quasi involontariamente sulla corsa del numero 11 Castagna, che però non impatta il pallone, è troppo scivoloso, troppo impreciso proprio il rinvio di San Filippo, quindi fallo laterale per Sobat. Come dicevo, il numero 2 Antoni Cesarei che lascia immediatamente il campo, neanche dopo 10 minuti per un infortunio, credo muscolare, si era visto la situazione di strappo, non era riuscito ad arrivare, ma è chiaro, la temperatura è quella che è, fa abbastanza freddo, c'è vento, piove, gli infortuni possono essere dietro l'angolo. Sinagoga batte il fallo laterale sul lato destro del campo, zona d'attacco per DLF, ma la palla ha superato la linea di fondo campo, quindi fallo laterale per i rossi oggi in maglia nera. Ancora una deviazione, sempre di Sinagoga, sempre in fallo laterale per Sobat, che viene da un periodo ottimale dal punto di vista dei risultati, un 3-2 rocambolesco maturato all'ultimo secondo contro Flavio 91 la settimana scorsa e da un 2-0 maturato contro Janus 2 settimane fa dopo il pareggio iniziale senza troppo spettacolo alla prima giornata contro Alba Roma alla Romulea. E praticamente più della metà della formazione schierata nella scorsa partita contro Flavio 91 è in panchina, ma attenzione perché adesso ha la possibilità con il numero 8 Guarino di entrare in area di rigore Sobat, tentare un traversone, non c'è stata la deviazione, ha colpito malissimo il numero 8 Guarino, quindi è comoda rimessa dal fondo per San Filippo che ovviamente temporeggia e non poco per un risultato che a livello di salvezza e classifica può essere ossigeno per DLF Ciampino, dato che l'ultimo pareggio, l'ultimo risultato positivo risale ormai a 2 settimane fa, quasi 3, dallo 0-0 contro Rione Ognissanti. Intanto si guadagna una comoda rimessa laterale numero 16 D'Ambrosio, che però non sa sfruttare al meglio perché ne regala un'altra ma agli avversari. C'è poco movimento davanti per Sobat, una 4-2-3-1 abbastanza contenitivo, ma attenzione adesso al traversone dentro l'area per il tentativo al volo di Ranaldi, che però non inquadra la porta, non era male l'idea, era una sventagliata col mancino dal lato corto destro dell'area di rigore a cercare il secondo palo dove c'era Ranaldi indisturbato, ha provato col sinistro. L'ha presa però più di parastinco che di altro, quindi ancora rimessa dal fondo per San Filippo. DLF Ciampino che tra l'altro torna a disputare una partita con più di 12 giocatori, visto che la scorsa uscita contro Borgorosso persa per 3-0 erano andati con la formazione titolare e San Filippo che faceva da riserva. Pallone direttamente verso di noi, fuori dall'impianto, ne serve un altro perché c'è rimessa laterale in zona d'attacco per DLF Ciampino, un'opportunità ghiotta questa per riversarsi in avanti, serve infatti un pallone, lo richiama l'arbitro, eccola che arriva la sfera, D'Ambrosio rinvia dal suo compagno di reparto opposto, vale a dire Papalia, che con calma chiede l'aiuto dei suoi che si muovono in verticale, molto probabilmente però tornerà lì indietro, non c'è più lo spazio, deve battere, lo fa, traversone al centro, la palla prende uno strano effetto, ma finisce comodamente nelle mani di Mangosi, che può quindi rinviare, va a lungo, non c'è nessuno a supporto, preferisce servire Ranaldi, che con un controllo vorrebbe andare via, bellissima però la copertura
efficace di Sinagoga, che però commette fallo, e quindi calcio di punizione per Sobat all'altezza quasi della linea di metà campo. Siamo leggermente più avanzati. Alla battuta è pronto ad andare Zulli con la sua maglia numero 6, raccomandazioni del direttore di gara. Può andare alla battuta, quindi la battuta verso il centro è perfetta, ottimo il controllo, San Filippo si salva, la porta è vuota e salva tutto DLF. Che occasione per Sobat per portarsi in vantaggio, c'era stato un ottimo controllo in area di rigore a tu per tu con San Filippo, che salva il risultato dallo 0-1. San Filippo, non è la prima volta che si dimostra un portiere eccellente, dalle doti eccellenti, visto che il pareggio con Orione Ognissanti è maturato grazie principalmente ai suoi interventi. Grande risposta di San Filippo, l'inserimento era stato di Grimaldi, che però ha controllato, non ha calciato subito, ha calciato nel momento in cui San Filippo si è rannicchiato sopra il pallone, si è avventato sulla sfera. Rimessa laterale per Valente, eccolo lo scambio tra Ranaldi e Valente, il pallone però è di DLF, che può distendersi in contropiede con la corsa di Frasca, che però cerca di sventagliare orizzontalmente non trovando compagni, la ritrova adesso però, ha una seconda chance il 90, che è sempre Frasca in uno contro uno con l'avversario, lo salta, converge sul lato corto, va al centro col sinistro, non trova nessuno, poi la conclusione al volo ribattuta dalla difesa. C'è un'opportunità di contropiede adesso per Sobata, che vuole andare in verticale con l'esterno di Ranaldi per Grimaldi, che però non parte sufficientemente in anticipo, e quindi la palla, aiutata dal campo bagnato, va a morire oltre la linea di fondo campo, e quindi rimessa laterale per DLF. Sinagoga gira dietro, l'unico punto dove non c'è pressione, e si vede che DLF, la palla sta arrivando tra l'altro verso di noi, non la possiamo andare a recuperare, la devono recuperare adesso gli addetti in campo. Come dicevo, non c'è c'è troppa pressione per DLF Ciampino nelle situazioni anche di gestione del pallone, di gestione della sfera, come in questo caso. Sinagoga è tornato all'indietro, dove c'era Pelliccioni che con tutta la fretta del mondo ha preferito rinviare piuttosto che temporeggiare e magari tornare da San Filippo. Con l'esterno Petrassi, gira dal lato opposto dove sta arrivando Antoni, può anche andare al traversone, lo fa partire, pallone che però termina direttamente oltre la linea di fondo campo, e quindi ancora rimessa dal fondo per San Filippo. Quando siamo giunti al 16° minuto di gioco e il risultato ancora di 0-0. Ci sono state interruzioni, c'è stata l'occasione per Sobat per portarsi in vantaggio, molto più nitida rispetto alle altre due con Ranaldi, con le conclusioni sbilenche di Ranaldi. L'opportunità ce l'ha avuta Grimaldi con San Filippo, che però in uscita ha salvato tutto. Sbagliato l'appoggio ancora una volta di Grimaldi, che vuole girare dalla parte opposta per DLF, che però non trova e non riesce a servire il suo esterno che era in corsa, aveva anche tanto campo l'esterno che era Castagna dall'altra parte, Guarino. Si torna da Zulli, eccolo il 5, si fa vedere l'altro Zulli, compagno di reparto, poi Mangosi rinvia a centrocampo, pallone che scavalca tutti compreso Ranaldi. C'è stato il fischio dell'arbitro, probabilmente una trattenuta del 9 all'altezza della metà campo, quindi calcio di punizione per DLF Ciampino, che può provare a riversarsi in avanti magari con un traversone o con qualche scambio corto, visto che finora verso la porta avversaria non ci sono mai arrivati, non sono neanche mai entrati in area di rigore. Alla battuta Pelliccioni, che ha l'aria di voler andare lungo, ed è così. Pallone che arriva e Zulli allontana di testa, al limite dell'area è arrivato Zulli a prendersi quel pallone. Qui D'Ambrosio non riesce ad arrivare sul pallone servitogli malamente da De Rosa, e quindi rimessa laterale per Sobat.
battuta in questo momento, D'Ambrosio riesce ad allontanare, poi c'è la possibilità di andare dentro, allontana in qualche modo Valente, poi Garnica, il capitano, che sventaglia per Ranaldi, non c'è fallo di mano secondo l'arbitro, ancora Ranaldi prova ad andare in velocità, non a Sinagoga che però interviene perfettamente con il fisico, con la gambona, in fallo laterale, chiedeva il fallo di mano, chiedono ancora il fallo di mano i padroni di casa al direttore di gara, che però non ha ravvisato e continua a essere fermo sulla sua decisione, e quindi fallo laterale per Sobat, che la palla buona per Ranaldi, che è in area di rigore, Ranaldi si coordina per calciare, viene murato con il destro, non è finita l'azione, c'è Guarino, zona tiro, allarga dentro, non ha calciato Guarino, poteva farlo, era completamente libero, e adesso c'è la possibilità per un 2 contro 2, che però adesso ritorna ad essere un 4 contro 2, anzi un 2 contro 4, Sobat rimonta alla perfezione, e si riprende il pallone, se lo riconquista con il suo numero 5, che cerca il filtrante dentro. Intervento di San Filippo che raccoglie il pallone, ma c'è fallo laterale, la palla era uscita. Chiediamo perdono se non ravvisiamo le varie fuoriuscite del pallone dall'altro lato, ma siamo molto molto lontani con prospettiva e con linee di fondo campo. L'arbitro invece non ha fischiato fallo laterale, ha fischiato proprio calcio di punizione per una trattenuta che non avevo visto nemmeno io. Alla battuta Antoni, tutte le torri in area di rigore, il 10 e il 9 di Sobat che sono i più alti di tutti, il pallone proprio per il 10, non lo tocca nessuno e quindi sfila sul fondo, si salva ancora San Filippo, si salva ancora DLF Ciampino, cominciano ad essere tante però adesso le volte in cui Sobat si riversa in area di rigore, le volte in cui Sobat crossa in mezzo dove le torri più alte sono ovviamente Petrassi con il 9 e con il 10 anche Grimaldi, non ha impattato nessuno il pallone e quindi rimessa dal fondo comoda per San Filippo che se la prende a sua volta comoda e come biasimarlo, perché come detto di LF Ciampino ha la peggior difesa di questo campionato, è fermo al penultimo posto in classifica grazie al suo unico punto e soprattutto con una partita in più di San Filippo Neri che ha quota 0 ma ne ha anche 2 di partite in meno. Petrassi cerca di servire in verticale Grimaldi, il pallone però è completamente fuori misura. C'è un altro cambio intanto per DLF Ciampino perché esce il numero 21, esce Cornetta dal campo e non appena avrò il numero visibile vi informerò su chi sta per solcare la linea e deve entrare in campo. Eccolo qui che entra, molto molto alto di statura, sarà 1,90 m e più. Attendiamo il momento in cui si girerà e capiremo anche chi sarà con il quale è subentrato in questo momento. Sinagoga batte e va lontano, la battuta però è completamente fuori misura, è entrato con la maglia numero 9 Carattoli in campo, lui che per i bookmakers veniva dato per certo come titolare almeno fino a questa mattina. Sono cambiate le decisioni probabilmente in corso d'opera, visto che il campo è anche molto molto pesante. Sinagoga viene via, si gira e salta Guarino che poi lo mette per terra ed è calcio di punizione sacrosanto per DLF Ciampino che può respirare un po'. E alla battuta va Pelliccioni, comodamente da Mocciola, sventagliata lontano a cercare proprio il 9 che viene però contratto da Zulli e quindi, anzi è lui che contrae Zulli, calcio di punizione per Sobat. Antoni vuole andare in verticale a cercare Guarino che però non impatta bene il pallone, non lo controlla affatto e quindi poi fallo laterale per Sobat per l'ennesima volta, sarà il 10° fallo laterale che batterà Sobat in questo inizio di partita quando siamo giunti proprio alla metà e 2 minuti di questo primo tempo dove il risultato è ancora fermo sullo 0-0 tra DLF Ciampino e Sobat. 22° minuto di 40 totali del primo tempo. Antoni vuole correre sulla fascia, ce l'ha lo spazio per servire in verticale
Il 9 che però viene anticipato dall'uscita comoda di San Filippo, sempre molto attento il 12 estremo difensore bianco, rosso e blu. Controllo che non è perfetto da parte del 77, ma riesce in qualche modo a evitare il fallo laterale, l'ennesimo di Sobat che questa volta butta il pallone lui in fallo laterale. Battuta del 77, sempre il controllo dello stesso, pallone rigettato al centro dell'area di rigore, un po' rischioso questo dialogo. Garnica va via al primo avversario, non al secondo. C'è la possibilità adesso per andare in contropiede, per andare con un filtrante in area di rigore. Sobat recupera e poi ancora fallo laterale. Ci ha provato D'Ambrosio ad alimentare l'azione offensiva senza però trovare sbocchi, senza però trovare la possibilità di portarla avanti. Garnica, eccolo il capitano con il 4, l'argentino che va a sventagliare e a cambiare scena senza però trovare fortuna. C'è però la possibilità per Castagna che vuole calciare al volo, lo fa malissimo lisciando completamente il pallone. In un secondo momento se la ritrova lì e allora prova a rimettere in mezzo, una deviazione favorisce la presa comoda di Mangosi. Tanti rinvii lunghi da una parte e dall'altra, non c'è una costruzione del gioco dal basso per Dialeffa Ciampino, e si può anche capire, vista la posizione di classifica, vista anche l'esigenza di portare a casa un punto contro una squadra che rinvia verso le prime posizioni della classifica. L'arbitro non aveva fischiato qui intanto il calcio di punizione per la trattenuta di Garnica sul 99. L'ha ravvisata invece il guardaline che ha sventolato la bandierina e quindi l'arbitro è stato costretto a fischiare la punizione per i padroni di casa. Battuta lunga come sempre, e come sempre Mangosi aspetta a braccia aperte il pallone. Altro rinvio lungo. Stavolta DLF controlla molto bene a metà campo, poi apre con l'esterno Carattoli che però non trova il modo di servire sull'esterno D'Ambrosio che stava scattando come un ghepardo. Non c'è stata però la deviazione, la palla è carambolata direttamente sul fondo. Stavolta c'è la costruzione dal basso del Sobat però. E fallo laterale però per DLF Ciampino, una costruzione dal basso poco efficace quella di Sobat in questa occasione. La prima volta che vedo una costruzione dal basso in tutta questa partita da entrambe le parti. Eccolo qui però Ranaldi, il 14, che vuole andare in verticale, trova in un qualche modo a servire Petrassi che però non controlla il pallone. Guarino frana su Sinagoga, calcio di punizione per DLF. Chiede scusa Guarino, cerca anche di spiegarsi col direttore di gara dicendo sì, ho fatto un intervento abbastanza irruento ma la palla l'ho presa. Non è di questo avviso però il direttore di gara. Pelliccioni può andare sempre con la solita sventagliata in avanti dove non c'è nessuno, c'è però il controllo di Castagna che però commette fallo su Zulli che gli dice mi hai preso in testa. Qui attenzione perché c'è un faccia a faccia, accenno di lite tra i due pilastri di DLF e di Sobat, Zulli da una parte, Castagna dall'altra. Castagna si spiega con il suo avversario, dice io non ti ho toccato, Zulli dice mi hai preso in testa, e quindi calcio di punizione battuto in questo momento ovviamente lungo da Sobat. Attenzione intanto alla corsa da parte di Grimaldi che però arriva dopo San Filippo. Ancora il 12, paziente e poi rinvia. Sembra quasi una partita di pallavolo per tutte queste battute lunghe e questa poca costruzione bassa, questa poca costruzione palla a terra. Messa laterale in zona d'attacco intanto per i padroni di casa, se ne incarica Castagna della battuta, così è,
prova il 77 che crossa alla cieca al centro, la palla prende uno strano effetto e Sobat allontana in qualche modo rischiando di lasciare lì il pallone. Intanto D'Ambrosio perde il duello con Antoni, ancora il pallone per lui, Antoni, cioè, intanto c'è un stato fischiato fallo ai danni di Guarino che in una contesa con D'Ambrosio ha la meglio lui e quindi calcio di punizione per la formazione in maglia nera. Siamo quasi giunti al 30° minuto, mancano 11 minuti al termine del primo tempo, chissà se ci sarà recupero, io credo di no, il risultato è ancora di 0-0, ma adesso il Sobat prova a riversarsi in aria, la posizione è regolare, con la conclusione San Filippo, che risposta dell'estremo difensore di casa con una parata in allungo strepitosa sulla conclusione provata, se non ho visto male, da Mazzini che era entrato in area di rigore dal lato corto. Un inserimento perfetto, adesso c'è la possibilità di andare dalla bandierina per la prima volta nella partita per Sobat, ma la battuta corta in area di rigore, c'è il 10 che si gira, viene contratto però dalla retroguardia di Ciampino, qui c'è intanto un fallo di mano grosso come una casa di Accattoli e calcio di punizione all'altezza della metà campo. Che risposta comunque di San Filippo, lo dobbiamo elogiare un'altra volta perché era molto molto complicato andare a togliere quel pallone dalla porta e lui ci è riuscito. La conclusione era anche molto ravvicinata e molto potente da parte di Mazzini, che era stato servito alla perfezione da Antoni con un filtrante. La battuta di Zulli verso il centro dell'area di rigore, allontana però in maniera non troppo complicata il DLF. Adesso Grimaldi, la palla però ha varcato la linea di fine campo, la linea del fallo laterale, con la battuta che quindi può andare comodamente al 15 di casa, Sinagoga. Finora non si è comportato male dal suo ingresso in campo, anche abbastanza a freddo. Colpo di testa da allontanare provato da Valente. E ancora una volta rinvio con le mani per i padroni di casa. Sinagoga chiede l'aiuto di qualcuno, va lontano, colpo di testa all'altezza della metà campo di Accattoli che richiede il pallone, il 77 va via con una magia ma poi non riesce a servire di nuovo il suo compagno dal 9 che stava scattando sulla fascia destra, pallone direttamente in fallo laterale con Sobat che adesso può ricominciare a tessere una trama, c'era riuscito quasi a segnare l'1-0. Praticamente a 10 minuti dalla fine del primo tempo. Qui Guarino non aggancia il pallone, c'è di nuovo Lotto che però ha una seconda possibilità, la sventagliata perfetta per Mazzini che arriva sul fondo, mette dentro ma calcia col destro, non trova la porta, poteva anche pazientare, stoppare il pallone o andare al centro, cerca il destro, si è fatto ingolosire il 17 dopo la grande risposta dell'estremo difensore di pochi minuti fa, ci ha provato una seconda volta, stavolta ha impattato malissimo con la palla che quindi è terminata alta sopra la traversa e San Filippo quindi che si salva ancora. Rinvio ancora una volta oltre la metà campo, va a cercare una sponda a Cattoli che però non trova il modo di servire un compagno, poi frana su Garnica fallosamente a metà campo, quindi calcio di punizione per Sobat, vuole riversarsi per l'ennesima volta tutto nell'area di rigore, sembra quasi una punizione molto più ravvicinata, vogliono trovarlo un gol dell'1-0, sono sicuri di poterlo fare almeno entro la fine di questo primo tempo. Vazzulli alla battuta, lungo, dentro, a cercare la deviazione, questa volta con i pugni così e così San Filippo, la palla resta lì, Ranaldi non la controlla due volte di testa, prova ad andare dentro, c'è fallo di Ranaldi però ai danni di Mocciola, quindi calcio di punizione per DLF Ciampino. Proteste dagli spalti intanto indirizzate al direttore di gara che però ha decretato calcio di punizione per fallo di Ranaldi ai danni non di Mocciola ma di Pelliccioni. C'è tanta perplessità negli spalti in questa occasione, si è rialzato intanto il 5,
che va e si incarica addirittura lui della battuta, che arriva sempre oltre la metà campo. Come detto, è veramente una partita di pallavolo. Qui intanto c'è stato un altro fischio dell'arbitro, un altro fallo di Accattoli che frana su Zuli, calcio di punizione per Sobat, che adesso ha la spazio sulla fascia sinistra dove c'è Ranaldi che ce l'ha sul sinistro, crossa dall'altra parte dove arriva però in comoda presa San Filippo, che agguanta con entrambi i guantoni il pallone. Intanto occhio alla corsa del 77, è più veloce però Zulli, è più veloce anche Mangosi che protegge il pallone, che esce e torna quindi nella sua disponibilità per un rinvio dal fondo. Mi chiede di pazientare un attimo Zulli per uno scarpino slacciato, e quindi altro tempo che va a perdersi verso la chiusura di primo tempo. Siamo arrivati al 34esimo minuto in questo momento ed è ancora 0-0, ci teniamo a ricordarlo. Mangosi rinvia, all'ok dell'arbitro, all'ok anche di Zulli. Grimaldi cerca di girare dalle parti di Petrassi, che però non controlla. C'è San Filippo che non vuole andare alla presa con le mani, ha preferito rinviare. La palla però con una deviazione favorisce il pallone che termina quindi in fallo laterale. Eccola la battuta, di nuovo Sinagoga, lato destro del campo. Accattoli cerca una deviazione quasi no look per il servizio verso il 99. Antoni può venire via, è più veloce del 77, lo brucia in velocità, eccolo l'1-2. Questa è la costruzione dal basso che voleva il suo mister, che però non vede futuro, vede soltanto un'altra volta il pallone fuori dallo stadio. È rimessa laterale quindi per DLF Ciampino a 5 minuti dalla fine del primo tempo. Non credo ci sarà recupero. Eccola la battuta, Guarino allontana, ma il DLF è ancora in possesso. Non in questo caso, fallo di mano di De Rosa, e quindi calcio di punizione ancora per Sobat, ancora sulla metà campo, e ancora Zulli alla battuta per andare lungo, per andare lontano, per cercare una deviazione. Eccola la battuta, stavolta troppo profonda, un rischio clamoroso che non si tramuta in gol. L'occasione ancora una volta per Sobat, questa volta con una deviazione di Ranaldi che non è arrivata in tempo, quindi con una palla insidiosissima, una battuta di Zulli che poteva anche a sua volta finire in porta. San Filippo controlla e manda sul fondo. Colpo di testa di Garnica, che due volte, che ha sempre due possibilità prima di raccogliere comodamente il pallone. Mangosi dice ai suoi di stare calmi perché la palla è sua, la padronanza del luogo del portiere dal numero 0. Velo dell'arbitro per Garnica, che però calibra male il suo assist per la corsa di Valente. Palla quindi in fallo laterale, poteva essere gestito meglio questa azione offensiva di Sobat. Chiede scusa infatti il capitano, che finora ha avuto molte difficoltà soprattutto con i controlli, è arrivato sempre prima sulle seconde palle, ma sul primo controllo ha sempre avuto quel quid in meno rispetto alle scorse giornate. Quindi intanto ottima l'opportunità per Ranaldi, che cerca il cross in mezzo. Sinagoga si è strappato, e infatti l'arbitro chiede tempo. Sinagoga si era strappato, sembrava l'azione in contropiede della Roma l'anno scorso a Bologna con il bolognese che si era strappato con Veretù, che era arrivato sul fondo a mettere in mezzo per il gol dell'1-0 di Mkhitaryan. Questa volta sembrava la stessa cosa con Sinagoga, che si è strappato a sua volta sulla corsa di Ranaldi, che però non ha trovato né la porta né un compagno al centro. Prova a stringere i denti in questo caso Sinagoga. C'è stata anche un'altra sostituzione, questa volta per Sobat, la prima, e fu uscito dal campo Guarino. E San Filippo rinvia.
salta, sembra stare bene però Sinagoga in questo caso. Garnica recupera, poi con l'esterno prova a servire Petrassi, che però non controlla il pallone, ce l'ha ancora Pelliccioni. L'ultimo tocco è il suo, e fallo laterale quindi per Sobat. Garnica, controllo, aggancio e cambio di scena, non troppo preciso, ma trova il modo di servire il 32 che va al centro. Garnica perde il pallone, poi la conclusione provata da Antoni con il sinistro dalla distanza non è finita, c'è un batti e ribatti clamoroso, ma la palla è ancora di Sobat, che prova ad andare in area di rigore stavolta senza starci troppo a pensare, libera comodamente Mocciola, poi D'Ambrosio non controlla. Ancora il 32, che è appena entrato tra l'altro, il 32 che è Pasquini, è entrato al posto di Guarino esattamente un minuto fa. C'è ancora tanta tensione in campo, non è una partita molto tranquilla a livello di nervi, chiaro. Sobat vuole vincerla perché vincendo andrebbe appaiato a quota 10 punti con Montagnola in testa alla classifica, una partita fondamentale che non riesce ancora a sbloccare. Non ha avuto molta fortuna la squadra di Centamore, Gelef si è difeso come ha potuto con gli interventi miracolosi del suo estremo difensore. Qui intanto rinvio di Mocciola, sbagliato però completamente, Guernica controlla e poi va da Ranaldi che vuole andare via in velocità, non con il fisico però, dall'ottimo intervento del 30. Valenti, rinvio lontano, quasi disperato a cercare l'ottimo intervento del 10 che evita il fallo laterale, ma trova comunque la presa comoda dell'estremo difensore. Siamo arrivati adesso al 40esimo, l'arbitro dovrebbe avere il fischietto in bocca, non ha comunicato recupero, o meglio non lo ha urlato ai suoi assistenti. Vediamo se c'è l'ultima opportunità per Sobat con Ranaldi che va dentro dal 10, che va al centro, non trova però il gol dell'1-0. Attenzione perché c'è ancora la possibilità in area di rigore, c'è un contatto, vediamo, c'è un contatto, c'è il fischio dell'arbitro, credo sia calcio di rigore perché mi sembra all'interno dell'area di rigore. Sembra calcio di rigore. In questo caso c'era il fallo sul 32, l'arbitro non fischia ancora. Probabilmente c'è il VAR e infatti deve andarlo a rivedere perché sembrava una situazione molto molto delicata, era al limite dell'area di rigore, era al limite dell'area di rigore. Eccolo l'arbitro che arriva verso di noi, verso il VAR. Chiediamo all'arbitro di pazientare un attimo, magari allungherà il recupero. Ma questa è una situazione molto 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 delicata, perché Sobat può portarsi in vantaggio proprio all'ultimo secondo del primo tempo, con un'azione perfetta, con Grimaldi che però non ha calciato di prima, c'era tanta tensione sugli spalti, chiedevano di calciare, lo stanno chiedendo tuttora, la palla è già posizionata sul dischetto, ancora prima di visionare le immagini a rallenti. Ed eccolo qui, il momento tanto atteso, il momento più atteso per Sobat e per i suoi due tifosi caldissimi in tribuna, che non stanno più nella pelle in una serata così fredda come stanno comunicando. Le immagini sono tante, i replay sono altrettanti, perché questa è una situazione al limite. Al limite, a livello regolamentare è fallo sul 32, che era Pasquini che è entrato alla perfezione. L'arbitro non ha ancora deciso sul da farsi quando siamo arrivati al minuto 42 del primo tempo, quindi già due minuti oltre la fine del tempo di gioco. Il risultato ancora è di 0-0, ma chissà, forse ancora per poco. Come dicevamo prima, gli stavamo raccontando l'azione con Grimaldi che era arrivato in area di rigore, aveva tutto lo spazio del mondo per calciare in porta, ha preferito andare al centro dove c'è stato l'intervento così e così della difesa di DLF, poi la palla è carambolata fuori l'area di rigore, non era finita. Con Garnica che ha allargato dal 32 da Pasquini, che con una finta di corpo ha spostato, ha nascosto il pallone
a D'Ambrosio, che l'ha steso in area di rigore quasi, anzi sulla linea dell'area di rigore. C'è da stabilire proprio se sulla linea, e quindi calcio di rigore, o se questione di millimetri, un millimetro fuori. Sono attimi di tensione, tanta tensione, c'è chi ancora si scalda, c'è chi sugli spalti veramente non sta più nella pelle e vuole vedere almeno un gol entro la fine di questo primo tempo. L'arbitro non ha ancora deciso nulla, stanno andando a ritroso nel tempo probabilmente. C'è la decisione con l'aiuto del guardalinee, chiede ancora del tempo. Il direttore di gara con Martina Gaiba, che continua ancora a far vedere le immagini. Eccola la decisione, vediamo, eccola che arriva. VAR e VAR, eccola, e calcio di rigore. No, ha dato punizione, mi sembrava avesse indicato il dischetto, ha indicato la punizione dal limite, quindi chiedo perdono. Evidentemente sto perdendo qualche grado alla vista, ma è calcio di punizione dal limite, è questione veramente di un millimetro, questione di un millimetro. Alla battuta sono davanti al pallone, sono in tre. Adesso il 17 Mazzini si è allontanato e va verso la barriera. Adesso da tre è diventato uno solo, una barriera foltissima sistemata dall'estremo difensore. Eccola la battuta col destro Garnica, la risposta del portiere, poi la conclusione sul palo. Non è possibile, si è divorato un gol già fatto Pasquini, sulla ribattuta, la palla è andata sul palo e poi non è riuscito a controllarla, a metterla con il sinistro da mezzo millimetro dalla porta. Il Sobat ha letteralmente gettato via il gol dell'1-0. Che occasione, era andato alla battuta Garnica, potentissimo sulla destra, ottima risposta da parte dell'estremo difensore, la palla si rialza con la testa, Pasquini aveva tutta la porta libera, colpisce il palo e poi non trova la porta. Vediamo, c'è una trattenuta del centrale difensivo ai danni del 99 di DLF, che ha l'opportunità, ha veramente sudato non 7 camicie, 77 di camicie ne ha sudate DLF Ciampino in questa occasione, dalla tanto attesa decisione del VAR. Vediamo se adesso riesce ad andare in vantaggio. No, in questo caso libera ottimamente la retroguardia del Sobat, buono il controllo da parte di Ranaldi. Ancora il 14 che apre molto bene al centro del campo per il pallone smistato in area di rigore da Petrassi, può andare col sinistro, allarga dentro dove c'è il 10 che controlla malissimo, pallone che viene messo fuori, ancora Ranaldi, sinistro altissimo sopra la traversa. L'arbitro ha il fischietto in bocca e probabilmente dopo questo rinvio arriverà il duplice fischio e quindi entrambe possono andare a prendersi un qualcosa di caldo negli spogliatoi, ne avremo bisogno anche noi. Ha già il fischietto in bocca, è pronto a fischiare quindi il direttore di gara per andare a riposo sullo 0-0, ma quante occasioni proprio nel finale di gara, quella con Pasquini ha avuto del clamoroso. Rinvio e duplice fischio dell'arbitro che manda tutti a prendere qualcosa negli spogliatoi. Finisce 0-0 il primo tempo tra DLF Ciampino e Sobat, una partita molto molto divertente. Noi ci prendiamo una piccola pausa ma poi torniamo, quindi restate con noi perché ci sarà da divertirsi nel secondo tempo. A tra poco.
Torniamo in diretta per il principio del secondo tempo tra DLF Ciampino e Sobat, una gara divertentissima, soprattutto nel finale, molto molto accesa, fermo il risultato però ancora sullo 0-0, l'opportunità per andare in vantaggio ce l'ha avuta e come Sobat, con un calcio di rigore recriminato, abbiamo avuto anche modo di vedere nell'intervallo in studio qualche replay in più fornito dalla nostra Martina Gaiba e dagli highlights. Il calcio di rigore sembrava essere anche abbastanza netto perché il fallo è avvenuto proprio all'altezza della linea e soprattutto c'è da dire, la regola è quando è linea è calcio di rigore. Ma il tempo è passato, c'è stata però l'opportunità per Sobat per andare in vantaggio direttamente dal calcio di punizione, la conclusione violentissima di Garnica, la respinta così così dell'estremo difensore del DLF e il tap-in a tu per tu con la porta sguarnita di Pasquini, colpo di testa, palla sul palo, ha avuto una seconda chance per ribadire in rete, non lo ha fatto, pallone quindi sul fondo con Sobat che ha avuto quindi e come le occasioni per passare in vantaggio, ma non c'è stata solamente il palo di Pasquini, c'è stata anche la super risposta del portiere Maponi in calcio d'angolo sulla conclusione di Mazzini, che tra l'altro è uscito proprio per far posto al 32 che si è divorato il gol dello 0-1 a tu per tu con la porta vuota. Il Sobat intanto, come potete notare in questo momento, è già in campo per un riscaldamento. Sobat che ha intenzione, vuole vincere, perché come detto la classifica soprattutto nelle zone alte è molto molto corta. Sobat a quota 7 dopo 3 partite, Montagnole a 10 dopo il pareggio maturato contro Borgorosso di un paio di giorni fa. Sobat vincendo aggancerebbe proprio i Blaugrana in testa alla classifica e sarebbe quindi un'occasione molto più che ghiotta per i ragazzi di Centamore per giocarsi davvero a viso aperto la possibilità di vincere l'UEFA Super League e di andare di diritto nelle finali nazionali. DLF Ciampino che ancora non si è fatto vedere in campo, c'è la terna arbitrale, c'è solo Sobat, la pioggia che nel frattempo ha cessato la sua furia, la sua rabbia. Fa soltanto molto molto freddo in quel di Centocelle. Tanto qui continuano gli scambi. Piccola pausa per questioni tecniche. Intanto il guardaline che ci osserva dalla sua postazione, guardaline che ha coadiuvato il direttore di gara nell'occasione della revisione al VAR del discusso calcio di rigore non dato a Sobat, che avrebbe cambiato e come l'inerzia della gara oltre che il parziale. Le 22:25, DLF Ciampino non è ancora tornato in campo. Dialogo intanto tra assistente 1 e arbitro nel lato opposto del campo, le potete avere comodamente le immagini fornite dalla nostra bravissima e preparatissima Martina Gaiba, che tra l'altro ha avuto un passato da telecronista, quest'oggi non mi vuole accompagnare in voce. Aveva commentato tra l'altro una gara del DLF Ciampino proprio qui, però avete una prospettiva diversa perché tutto aveva riportato tutto dall'altro lato, dove per noi oggi è inagibile, almeno per quando eravamo giunti qui al campo, pioveva veramente troppo, abbiamo dovuto per forza adattarci e adagiarci sotto la comoda tribuna coperta insieme ai due tifosi di Sobat che ci salutano in questo momento e sono concentratissimi, agguerritissimi per questo secondo tempo. Hanno recriminato tanto per quel calcio di rigore non dato e hanno recriminato tanto per il palo colpito da 0 metri da Pasquini. Tra l'altro i due sono amici proprio del 32 che non ha saputo colpire al cuore di LF Ciampino.
Dall'altra parte però il vero osservato speciale da questi due tifosi è Palmigiani, che però è ancora relegato in panchina. Chissà se avrà spazio. Chissà se avrà spazio, mi dicono dal coordinamento che è entrato in campo. Mi dicono che è entrato in campo proprio Palmigiani con il numero 13, infatti è lì. Poco dietro al centrocampo, quindi solito 4-2-3-1 per Sobat e per Centamore. Ha messo dentro l'artiglieria pesante il mister romano, anche perché Palmigiani era stato l'autore di uno dei tre gol segnati da Sobat in quel di Tor Sapienza contro Flavio 91 settimana scorsa, seconda trasferta consecutiva dunque per Sobat in un calendario davvero molto molto complicato a livello di partite. Questa sembrava potesse essere una gara da chiudere in scioltezza, una gara da sbloccare in scioltezza. DLF Ciampino invece difensivamente si è dimostrato comunque valido nelle occasioni più importanti, è chiaro. Sobat l'opportunità di segnare a porta vuota senza estremo difensore, intanto è entrato anche Maponi nel San Filippo come estremo difensore. È tutto pronto per il ritorno in campo, è tutto pronto per il rotolamento della sfera ed eccolo qui, si parte col fischio dell'arbitro che arriva in questo momento con Sobat che adesso ha il pallone tra i piedi e Antoni prova a portarlo in avanti, cerca il filtrante a servire il 16 che però non trova modo di agganciare il pallone, il 16 che è Nale, appena entrato il trequartista. Ecco il pallone proprio per lui, non c'è fallo secondo il direttore di gara, ma ha una seconda chance Sobat per portarsi in avanti, pallone dentro ancora per il 32, ancora Pasquini che è in area di rigore, crossa in mezzo ma la palla ha oltrepassato la linea di fondo campo e quindi rimessa dal fondo per Maponi che si salva ancora. Questa era un'altra buona opportunità per Sobat di riversarsi in area di rigore, di segnare quantomeno il gol dell'1-0 o almeno provare a spaventare Maponi. Come detto, adesso sono entrati in campo per Sobat il numero 16 Nale e il numero 13 Palmigiani, per la gioia dei due tifosi qui accanto a me in postazione. Adesso attenzione a Cornetta che controlla, appena rientrato il 21 dopo essere uscito a metà primo tempo. Pallone liberato ma male, c'è il 10 che controlla, allarga da D'Ambrosio che vuole andare di nuovo in 1-2 col 90 che è Frasca che però non controlla la sfera, ce l'ha ancora però una seconda chance D'Ambrosio di andare dentro, non lo fa. Allora Petrassi può andare in verticale, riesce ad andare via Petrassi in velocità, non lo ferma nessuno, lo ferma soltanto il numero 30 Mocciola e poi c'è un fallo ai danni di Cornetta, di Garnica, quindi calcio di punizione all'altezza del cerchio di centrocampo per DLF Ciampino. Una gara ripresa immediatamente a ritmi molto molto alti, un alto ritmo, un alto tasso di agonismo in campo mostrato da entrambe le squadre, soprattutto da Sobat, molto dura nei contrasti anche nel primo tempo. Non ci sono stati però cartellini mostrati da ambo le parti. Traversone tentando di trovare il centro dell'area di rigore, attenzione alla possibilità per andare in avanti con Pasquini che però non raggiunge il pallone e ottiene quindi un comodo fallo laterale. La squadra di casa pronto alla battuta con Castagna che non ha mai abbandonato il campo, lui che è il numero 11 sulle spalle. Finora DLF è andato in gol soltanto in un'occasione nell'1-5 maturato un mese fa contro Maccabi Roma nella gara inaugurale della sua UEFA Super League. Il gol era stato di Urcioli che ha la maglia 58 ma è ancora comodo nella panchina. Castagna, rinvio a cercare Accattoli che di testa non molla e va dal 10, la possibilità ancora per Cornetta che è zona tiro, potrebbe calciare, non lo fa, vuole il filtrante invece per l'inserimento di D'Ambrosi, fermato e soprattutto chiusa la strada da un ottimo intervento difensivo. Adesso Nale vuole andare da Petrassi che cerca con un gioco di prestigio di andare via, insiste ancora con la sua corsa, l'ultimo tocco non è il suo e quindi fallo laterale per Sobat che si riversa ancora una volta per l'ennesima occasione
In zona d'attacco Garnica è pressato dal 9, infatti sbaglia, però non ha nessuno in copertura, non ha nessuno in aiuto, allora il DLF può andare in contropiede, una situazione di 3 contro 2 col pallone sulla fascia destra. Si va a vedere Cornetta che è zona tiro, in area di rigore Cornetta calcia, c'è una deviazione che accomoda il pallone tra le braccia di Mangosi, si salva Sobat da una situazione pericolosissima di 3 contro 2 con DLF che non è riuscito a fare gol, non è riuscito neanche a impensierire più di tanto l'estremo difensore in maglia nero-rossa. Pasquini resiste alla carica una volta, due volte, poi con una ruleta vuole servire il 9, ma riesce in un qualche modo a riprendersi il pallone. Ancora il 32 che però cambia fascia, adesso è sulla sinistra, non riesce però a tenere incollato al suo destro il pallone. C'è Zulli con numero 6 che va dal 17, zona tiro destro, pallone larghissimo, non c'è stata alcuna deviazione e quindi palla direttamente in fallo di fondo quando siamo giunti circa al quarto minuto della ripresa. Il risultato è ancora fermo sullo 0-0, non ci sono state occasioni come detto in questi primi minuti. Può andare a rinvio Maponi e ovviamente andrà a lungo, eccola la battuta, colpo di testa di Garnica che trova il modo di servire Petrassi che vuole girare dall'altra parte dove corre come un treno Palmigiani. Vediamo se raggiunge la sfera, è velocissimo Palmigiani, mamma mia che corsa, ma commette fallo il 13 secondo l'arbitro e quindi calcio di punizione per DLF Ciampino. Ma che velocità da parte del 13, uno sprint quasi alla Bolt, quasi da quattrocentista, affranato però sopra l'avversario che gli si è piazzato davanti e quindi l'arbitro non poteva fare altro che fischiare fallo. Calcio di punizione, chiede il direttore di gara però di sistemare meglio il pallone perché a suo avviso troppo avanzato. Ci ha provato Maponi, diciamola così. Eccola la battuta di Maponi, sempre lunga, questa volta però non supera il centrocampo. Garnica salta molto bene, anticipa D'Ambrosio, poi c'è un fallo di mano ancora una volta grosso come una casa del 9 a Cattoli. Non è la prima volta che controlla un pallone con il braccio, fa molta fatica a staccare il numero 9, anche probabilmente per via della sua stazza, è una punta di peso, una punta che difficilmente la sposti ma che difficilmente a sua volta riesce a saltare. Qui c'è una spinta da parte del 17 o sul 17, calcio di punizione per Sobat, c'era un fallo, una spinta sul 17 rosso-nero, 17 che è Mazzini che è tornato in campo. Alla battuta va Garnica, un uomo solo in barriera, le torri sono dentro l'area, eccola la battuta, troppo sull'estremo difensore che perde il pallone ma viene messo per terra con un fallo, calcio di punizione quindi per DLF, chiede di pazientare un momento però, addirittura il 30 che è Mocciola perché è rimasto per terra, credo proprio il 17 che era lo stesso Mazzini quello che ha subito fallo, che si spiega con il direttore di gara dicendo va bene, sì, è vero che sono franato addosso a lui, ma che cosa potevo fare? Era una palla molto tesa, molto interessante, non poteva fare altro che andare a cercare il pallone, poi è chiaro che con l'uscita del portiere gli frani addosso e in questi casi gli arbitri, almeno in Italia, fischiano sempre la punizione. Quanti schiamazzi in campo intanto? Dagli spalti si sono trasferiti in campo gli schiamazzi. A rinvio Maponi, sempre con la solita calma, rinvio a cercare il 9 Carattoli che però viene spintonato secondo il direttore di gara all'altezza del cerchio di centrocampo, calcio di punizione quindi per DLF che può riversarsi in avanti per la prima volta in questa gara. Alla battuta ci va il 10 che è Moro, va la battuta Moro, la palla tesissima al centro, colpo di testa da parte di Zulli che allontana, poi ancora il 10, ha una seconda chance per calciare, c'è la Castagna col sinistro, pallone altissimo sopra la traversa. Ci provano con le soluzioni dalla distanza i ragazzi di Giuliani,
anche perché non possono fare altrimenti, perché il 9 Carattoli è sempre, viene sempre incontro al pallone proprio per stopparlo e cercare l'aiuto di una sponda che però prontamente non arriva mai, o per un fallo o per situazioni avverse. Garnica batte corto da Zulli, poi Pasquini che cerca il filtrante dentro per l'inserimento da parte di Mazzini, che però non trova il pallone, lo trova comodamente Maponi in uscita, che palleggia e poi rinvia, ancora palla del Sobat però. Pasquini in pressione sul 5 che è Pelliccioni. Tanto controllo non perfetto ma efficace, poi libera come solo lui sa fare Zulli con la gambona in fallo laterale il pallone, che poteva essere scottante per via di un controllo non troppo perfetto da parte di, del suo compagno di reparto nonché fratello Zulli. Zulli e Zulli, la coppia in difesa, ma attenzione adesso alla situazione interessante di contropiede, ma c'è un fischio dell'arbitro per un fallo ai danni di Palmigiani, calcio di punizione proprio per Sobat davanti alla propria panchina. Ancora una volta sarà una possibilità, ci sarà la possibilità di andare a un traversone, di andare a scodellare il pallone al centro dell'area di rigore, magari per una deviazione vincente. Eccola la battuta, palla però troppo corta, troppo al limite dell'area. Interviene in qualche modo la retroguardia di Ciampino. Adesso va via molto bene Antoni, che però viene trattenuto secondo l'arbitro dal numero 6, che è calcio di, e quindi calcio di punizione. Il 6 che è Siclari, anche lui appena entrato, anche lui è entrato all'inizio del secondo tempo, il numero 6 di DLF Ciampino. Alla battuta va ancora una volta Zulli. Di nuovo al centro, stavolta è un po' più interessante il pallone, ma il seguito dell'azione è sempre lo stesso, vale a dire rinvio lontano di DLF. Poi chiede scusa a Zulli perché allontana il pallone in fallo laterale, non aveva visto l'arrivo del 21 come un treno, 21 che è Tartaglia, terzino di sinistra. E intanto c'è un'altra sostituzione perché esce, se non vedo male, Sinagoga, probabilmente no, esce il 6 che è Zulli, che aveva messo proprio il pallone fuori, zoppica vistosamente, credo sia quindi un guaio muscolare per il 6 di Sobat. Vediamo di chi prende il posto, vediamo chi prende il suo posto, anzi ve lo sapremo dire non appena si girerà, anche perché da qui il numero fatico a vederlo. È entrato il numero 18 che è Scopece, che prende quindi il suo posto al centro della difesa. È uscito Zulli però con il numero 6, quindi resta il Zulli dal 5 ovviamente. Si sfalda quindi la coppia dei fratelli centrali. Eccolo Zulli, Zulli Enrico. Antoni calcia addosso a al 6 che è Siclari. Adesso Garnica aspetta, vuole andare a servire in 1-2 il 16, il 1-2 lo fa quasi con se stesso, ma interviene però molto bene il 5 di DLF, poi serve Cornetta che però viene steso all'altezza del cerchio di centrocampo e quindi calcio di punizione per Ciampino e altro cambio in arrivo. Altro guaio muscolare questa volta per il 90 che è Frasca, che abbandona il campo. Quanti guai muscolari in questo campo che non sembrava, a questo punto è davvero molto 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 pesante. È uscito Frasca che si tocca l'adduttore, probabile quindi stiramento, ci auguriamo non sia nulla di grave per lui, nel dubbio gli auguriamo un grandissimo in bocca al lupo. Allora a cercare Palmigiani in pressing sul 99, ringhia Palmigiani che però non riesce a togliere il pallone, poi addirittura una finezza con il tacco, vuole andare via il 99,
ancora Mazzini che va via con una ruleta, con un fallo però, calcio di punizione quindi per Sobat, chiede molta più precisione, molto fiscale questo direttore di gara, molta molta precisione nei fischi, molta molta precisione soprattutto nei punti di battuta. Occhio alla possibilità per andare al traversone, c'è una deviazione e la palla va verso Pasquini che lascia sfilare in calcio d'angolo. Calcio d'angolo ha indicato la bandierina l'assistente del direttore di gara, quindi calcio d'angolo per Sobat. Le torri dentro a saltare, sono in 4 in area di rigore, più il quinto che arriva adesso, la palla proprio al centro, intervento difensivo perfetto, poi al volo Garnica prova, non è finita, la palla è ancora al limite dell'area di rigore, con il destro, ancora un muro, non c'è fallo, chiedono il fallo di mano sia in tribuna che in campo, adesso Dialeffo può andare in contropiede, è un'ottima opportunità per Cornetta, che è in area di rigore, Cornetta, la finta, passa, che numero, ma si divora l'1-0, che palla gol per Dialeffo, Ciampino, con Cornetta che si è trovato a tu per tu con l'estremo difensore, aveva saltato alla perfezione Zulli con un gioco di gambe e lì a tu per tu con Mangosi spara alto, che occasione per DLF Ciampino, la prima della partita, mamma mia quante emozioni ci sta regalando questo match. Qui attenzione al pallone per Pasquini che voleva andare ma non è il motorino, voleva raggiungere il pallone senza però uno scooter o anche un ciao, può raggiungere la sfera, quindi palla in fallo laterale con Castagna che va a prendersi trotterellando il pallone da rimettere in campo. Chiedevano un fallo di mano proprio nell'azione precedente all'occasionissima di Cornetta, chiedevano un fallo di mano sia dagli spalti che in campo, non so se al limite o in area di rigore. Intanto alla pressione da parte di Palmigiani che ringhia e prende il pallone, occhio perché zona tiro, salta il primo avversario, ancora lui, scarica alla fine su Mazzini, è chiuso, non può calciare, infatti è talmente chiuso da trovare l'avversario a cui scaricare il pallone, ma attenzione adesso alla seconda opportunità di 2-0 con il conclusione ancora una volta sul fondo, è la seconda volta che Cornetta si divora il gol dell'1-0, poteva servire anche D'Ambrosio che stava arrivando comodamente al centro dell'area di rigore, non l'ha visto probabilmente o forse ha voluto rifarsi dell'errore precedente sbagliando un gol forse ancora più clamoroso, a tu per tu con Mangosi che si salva un'altra volta, la difesa di Sobat è altissima e fa acqua da tutte le parti nel momento in cui perdono palla e DLF prova a imbastire un'azione palla a terra, la difesa di Sobat è altissima come dicevamo e DLF ha avuto la seconda occasione consecutiva nel giro di 3 minuti per portarsi in vantaggio quando siamo giunti ormai al minuto 60 della ripresa, pallone tagliatissimo che però non trova nessuno, mancano 20 minuti alla fine, risultato ancora di 0-0, ma DLF adesso sta venendo fuori soprattutto con i contropiedi, soprattutto sfruttando gli errori in fase di impostazione di Sobat e gli errori di posizionamento della retroguardia. D'Ambrosio, il controllo non è perfetto e infatti Petrassi era riuscito a ringhiare, occhio perché adesso deve andare via molto bene Zulli con un'ottima fase di ripiegamento e di allontanamento della sfera, la palla non esce incredibilmente e allora si torna dietro da Maponi, sembrava uscita quel pallone e poi rinvio lontano, controllo ancora una volta non perfetto ma che fa carambolare il pallone sul gambe del 21 di Sobat e quindi fallo laterale già battuto dai padroni di casa. Garnica, buono il controllo ma la palla è controllo con il braccio di Garnica secondo il direttore di gara, la palla era anche tra l'altro uscita. Alla fine è stato fischiato calcio di punizione per i padroni di casa. Alla cui battuta va il 10. È in corso ovviamente lunga, vuole andare lontano, vuole cercare la testa del 9. Il pallone è proprio verso il 9. Non ha potuto fare l'assist il 16 D'Ambrosio. E ottimo intervento da parte della difesa che allontana. Adesso Sobat è un po' in difficoltà
dopo queste due occasioni consecutive di DLF Ciampino, devono mantenere la calma i ragazzi di Centamore, anche perché il tempo stringe sempre di più e la possibilità di agganciare al primo posto in classifica montagnola si fa sempre più complicata col tempo che passa. Garnica, stavolta il pallone esce un'altra volta ma senza controllo con il braccio, quindi fallo laterale direttamente per DLF. Sventagliata in avanti, dove trova però l'uscita comoda di Mangosi, che stoppa il pallone con entrambi i guantoni e poi vuole andare lontano. Stava arrivando addirittura dietro Mazzini in copertura a dargli una mano. Antoni viene via molto bene, la palla non è uscita dal campo. Ancora Antoni, resiste, poi viene messo per terra, ma intervento è sul pallone. Ancora il 16, Garnica può smistare, lui come solo un mediano può fare. Palmigiani si fa vedere, poi l'1-2 è sbagliato però di Palmigiani per il 21, che non è arrivato in tempo. Il 21, che è Tartaglia, aveva sovrapposto molto bene il pallone di Palmigiani, però era leggermente fuori misura. Maponi, si prende tutto il tempo del mondo per andare al rinvio, poi addirittura con una finta protesta il 9 avversario, ovviamente. Colpo di testa a metà campo di Garnica, che adesso va a riprendersi il pallone, lo può smistare perché c'è Pasquini che correva, ma c'è un uomo a terra e si tocca, se non vedo male, mi dicono la schiena, ma credo abbia più le mani in avanti, ma nulla di grave, ma credo sarà una palla scodellata perché l'arbitro non aveva fischiato. La palla scodellata e torna ovviamente nelle disponibilità di Sobat, che aveva la possibilità di andare in contropiede con la corsa di Pasquini. Adesso c'è sì la corsa, ma di Mazzini, che però non controlla il pallone, può venire via il DLF con una situazione interessante di contropiede. Il pallone è proprio per il 9, Carattoli, in area di rigore, saltato un avversario con un fallo, però ha allargato il braccio Carattoli e calcio di punizione già battuto quindi da Sobat. Garnica adesso il 16, allarga da Antoni che può correre. Antoni salta un avversario, no, perché Castagna interviene in maniera dura ma regolare in scivolata sul numero 20, che è pronto alla battuta del fallo laterale. Chiede però un attimo di tempo il direttore di gara, credo per un cambio il direttore di gara. È di tempo, adesso siamo arrivati al minuto 67 della ripresa, minuto 67 totale della partita, e quindi ci avviciniamo sempre di più verso la fine. Intanto è uscito il 6, che abbandona il campo dal lato opposto. Traversone del 16 è molto più interessante di quello che pensavo. Poi la conclusione deviata da parte di Petrassi, la deviazione decisiva, deviazione credo proprio di Pelliccioni, che a corpo morto alza il pallone sopra la traversa. Che occasione per Sobat per passare in vantaggio con il sinistro. Ha provato Petrassi a calciare,
Intervento difensivo miracoloso, poi la palla ancora in area di rigore, non c'è deviazione, ancora lì in area di rigore, Maponi si salva in uscita in qualche modo, e occhio perché adesso si può trasformare la deflezione da difensiva in offensiva di LF Ciampino, con Cornetta che va via, non però, a Zulli, miracoloso Zulli, onnipresente Zulli, ma attenzione adesso perché la palla è ancora nelle disponibilità di Sobat, il pallone per il 16, che zona tiro, può calciare, calcia Maponi! Blocca senza problemi, ma che occasione ancora per Sobat in area di rigore, Maponi ancora una volta decisivo nella sua partita. Poi intanto rinvio Svilenko da parte del 9. Pasquini cerca Garnica che però è in ritardo, in controtempo. Il fallo del 17 che si mette le mani nei capelli. Tanti fischi da parte del direttore di gara, anche ai minimi contatti. La direzione molto molto severa quella del direttore di gara di quest'oggi. Il risultato ancora di 0-0, ve lo ricordiamo. Questa palla non vuole entrare. Pelliccioni va in area di rigore, il pallone è interessante per il tentativo di assist di D'Ambrosio che era anche in posizione regolare, colpisce male il pallone che rimbalza davanti a Mangosi che blocca e rinvia. Sinagoga viene incoraggiato, Palmigiani che prende il pallone, salta l'avversario, ancora Palmigiani si ferma e torna dietro dalla conclusione di Garnica, completamente fuori misura, ci ha provato e non è la prima volta che lo fa il numero 4 capitano, oggi un po' sottotono il 4 del Sobat rispetto alle prestazioni che di solito sforna, tanta imprecisione sia nei tocchi che nelle conclusioni, lui che il piede ce l'ha molto molto educato essendo argentino di origine. E allora Maponi può andare al rinvio, doppio contrasto con il fischio dell'arbitro, ovviamente calcio di punizione, bisogna stabilire adesso chi ha fatto fallo, addirittura cartellino giallo in questo caso, se non ho visto male, a Scopece, se non ho visto male, per un intervento sì scomposto ma francamente non mi sembrava da ammonizione. Ha franato addosso all'avversario. Calcio di punizione quindi per DLF Ciampino, che può fare capolino ancora una volta in area di rigore, pallone verso l'area di rigore con i pugni, così e così Mangosi, e per sua fortuna non trova l'impatto col pallone Cornetta, che adesso però sui piedi la sfera ce l'ha, ma sbaglia il controllo, più che altro è lento nel pensare a una giocata, quindi palla che termina direttamente in fallo laterale per Sobat, che può respirare ancora un po' e può avviare un tentativo di contropiede, colpo di testa in anticipo del 9 che salva tutto, ma attenzione adesso alla possibilità di contropiede, divorata però, questa era un'occasione ghiottissima per Sobat per andare in verticale, tanta frenesia, troppa frenesia in mezzo al campo, ma interviene alla perfezione intanto Palmigiani che sradica un pallone importante, ma poi si butta per terra il centrocampista del DLF, l'arbitro fischia in ritardo. È lontano dalla palla! Lo potete anche sentire, credo che ai vostri microfoni, ai nostri microfoni possano arrivare le urla dei due tifosi di Sobat qui accanto alla nostra postazione. È rimasto intanto per terra e credo più per una perdita di tempo che per altro. Una perdita di tempo lecita per una squadra che questo pareggio se lo vuole portare a casa senza se e senza ma. Ha avuto anche l'opportunità per andare in vantaggio la squadra di casa. Intanto il pallone verrà scodellato perché l'arbitro non aveva fischiato il calcio di punizione, aveva lasciato correre, ma era un'opportunità colossale per Sobat che si sarebbe ritrovato in un contropiede, in una situazione di 3 contro 1 con ogni probabilità, con Pasquini in possesso di palla, solo solissimo sul lato destro del campo. Si aspetta ancora un pochino per la scodella del pallone. Che non arriva ancora.
si aspetta ulteriormente, ma per una sostituzione che è arrivata nelle fila di LF Ciampino, perché è uscito Pelliccioni, la maglia numero 5, che era l'autore del contrasto, era il protagonista del contrasto che è avvenuto poco fa. Ma credo non abbia voluto essere sostituito, anzi è rientrato in campo, un po' zoppicante, ma è comunque rientrato. Parti, Andre! Palmigiani, ancora il 13, viene però braccato continuamente dai suoi avversari, fino a perdere il pallone, ma in maniera irregolare. Quindi calcio di punizione per Sobat, preziosissimo l'aiuto di Palmigiani in questo secondo tempo. Tanta fisicità nella protezione del pallone del 13, che oggi non è partito titolare. Tanto pallone completamente sballato, ma credo si debba ripetere. E cartellino giallo per una distanza non mantenuta di Cornetta. Cartellino giallo quindi mostrato a Cornetta per non aver mantenuto la distanza richiesta da Zulli. E quindi si può andare adesso comodamente alla battuta del calcio di punizione, quando ormai manca pochissimo, mancano 10 minuti all'incirca alla fine della partita, e il risultato è ancora a occhialoni, ovvero 0-0. Zulli batte, va corto, Garnica però non aggancia il pallone, quantomeno era in controtempo, ma per sua fortuna Sobat ha perso il possesso, ma ha ottenuto un fallo laterale interessante. Antoni va via, ancora Antoni frenato, c'è un contatto, calcio di punizione interessante, e ancora cartellino tra le mani del direttore di gara. No, aveva messo le mani in tasca il direttore di gara per prendere proprio il giallo, sì, cartellino giallo che in questo caso arriva senza se e senza ma. La ammonizione per il numero 77. E punizione interessante per Sobat. Ha il pallone sui piedi, ovviamente, Garnica, il capitano, per andare al centro dell'area di rigore, per trovare una spizzata, una deviazione, magari vincente. Conta i passi. Eccola la battuta morbida, ma troppo tra le braccia, di Maponi. Continuo e confermo la mia teoria sulla non prestazione eccellente di Garnica. Qui addirittura si prende un fallo, Cornetta, calcio di punizione per una spallata, un contatto minimo, spalla contro spalla con Antoni, per l'arbitro è calcio di punizione, ma è chiaro, il giudizio è stato molto molto fiscale, un metro arbitrale molto molto fiscale, ci sta che potesse fischiare anche questo tipo di contatti. Moro la battuta, va dentro, colpo di testa da allontanare in un qualche modo per DLF, poi il tentativo di rovesciata per rimettere in mezzo il pallone, Moro controlla, ha lo spazio anche per provare a calciare, c'è però ancora il 16, D'Ambrosio frenato, poi Cornetta, zona tiro destro, Murato, poi la palla è ancora nelle disponibilità per un contatto tra il 77 e Zulli, il calcio di punizione è per Sobat. Il fallo è di Carattoli e punizione già battuta. Antoni si propone sulla sua stessa direttrice il 32, adesso il 16, che vorrebbe scaricare il pallone a qualcuno, non c'è la possibilità, si torna da Garnica, di nuovo il 4 che è zona tiro, viene però braccato e perde il contatto con la sfera, la riconquista D'Ambrosio, uno dei migliori in campo per DLF Ciampino, molto solido nelle occasioni, ha avuto anche qualche opportunità per riversarsi in avanti, per tentare un traversone, non è stato però fortunato il 16, come non è stato fortunato neanche Sobat nelle occasioni a loro capitate. Intanto fuori Mazzini per la seconda volta in questo match, e vediamo chi entra al suo posto, sicuramente andrà sulla destra, che è la fascia di competenza, sempre dietro alla punta, che è Petrassi, è entrato il 19, che è Napoleone. Colpo di testa di Garnica, che trova Petrassi, il controllo non è perfetto. Poi D'Ambrosi vuole andare via al 21, che però
si butta per terra senza però ottenere la grazia del direttore di gara. Attenzione alla possibilità di contropiede con Petrassi che vola, ancora Petrassi, allarga per Palmigiani, tutto solo, ancora Palmigiani cerca di entrare sul destro, è stato però murato da un ottimo intervento difensivo da parte di Sinagoga e quindi rimessa laterale in zona d'attacco per Sobata che non molla di un centimetro. Lo vogliono il gol dai tre punti, vogliono agganciare Montagnola in testa alla classifica, lo vogliono soprattutto questi due tifosi che sono qui accanto a me. Garnica, stop e scarico. Eccolo il traversone dentro, non lo trova nessuno, c'è Pasquini che tocca all'indietro, di nuovo D'Antoni che va al traversone, sbaglia completamente, diventa quasi un assist per Napoleone che però non arriva sulla sfera e quindi direttamente rimessa dal fondo per Maponi che si salva per l'ennesima volta. Sobat quando vede che il cronometro comincia a restringersi, comincia a fare vendetta, è chiaro che la frenesia prenda il sopravvento nella testa e nei piedi dei giocatori di Centamore, perché questa, come detto, era una partita veramente e continua ad essere una partita troppo importante, che ha ancora 10 minuti di vita. Antoni deve liberare e lo fa cercando Pasquini ma non trovandolo. C'è Castagna che viene messo per terra, non c'è fallo, c'è la possibilità allora per il contropiede col pallone proprio per Pasquini che corre veloce, non ne ha più, ma tre polmoni, ancora il 32, Pasquini va sul fondo, mette dentro dove non c'è nessuno, c'è solo l'intervento decisivo di testa di Mocciola e quindi fallo laterale per Sobat che continua ad aggredire. Eccolo il pallone per Garnica che deve crossare, non lo fa, pazienta, cerca lo scarico ma lo fa male e butta l'ennesimo pallone che poteva essere interessante per i suoi. D'Ambrosio ne ha tre addosso, ne ha tre di fronte ma lui non molla e va via D'Ambrosio, ma c'è l'intervento tempestivo del 18 che è Scopece che salva la retroguardia di Sobat che adesso però è in avanti. Pallone interessante del 21 a cercare Palmigiani che però rientra da posizione di fuorigioco e quindi calcio di punizione per DLF Ciampino che respira ancora. Tante boccate d'ossigeno per DLF in questa gara, tanti sospiri di sollievo tirati in una partita davvero al cardiopalma. Oramai siamo a 5 minuti dalla fine, forse poco meno di questa quarta giornata, di questo mercoledì sera di calcio con Federazione Calcio Video per EIFA Super League. E il match si sta concludendo sullo 0-0. Ma c'è ancora un pochino di tempo magari per vedere qualche occasione decisiva. Non molla il 9 che prova ad andare via, ancora il 9 è zona tiro. Adesso deve allargarsi ed è costretto, vuole andare dentro, ottimo lavoro per servire Palmigiani che va al centro, forse c'è un fallo di mano non ravvisato dal direttore di gara. Poi ancora il 21 che insiste ma regala palla a DLF, ma c'è fallo sul 21, calcio di punizione per Sobat, ritmi alti e nervi molto tesi, addirittura cartellino giallo mostrato ancora una volta dal direttore di gara a un centrocampista del DLF, ne ha ammoniti 3. In questo secondo tempo chiede la barriera, chiede concentrazione Maponi, non vuole prendere il gol dell'1-0, vuole mantenere la porta inviolata per la seconda volta in stagione il DLF Ciampino, non lui perché in porta nell'occasione dello 0-0 contro il Lione Nissanti, ricordo, c'era San Filippo. Alla battuta Garnica, di nuovo tesa al centro, che palla interessante per l'arrivo del 19 Napoleone. Interviene però molto bene l'estremo difensore, ma non è finita. Ancora il 5, insiste, va dentro, pallone che viene allontanato, c'è il controllo, pallone per il 9 che viene però contrastato al limite dell'area di rigore e quindi calcio di punizione per Sobat e questa è una posizione molto molto interessante per un tiratore scelto. Quando sta per concludersi la gara, quando mancano veramente adesso poco più di 3 minuti, all'incirca 3 minuti al termine della gara, non so se ci sarà recupero ma forse sì per via delle tante sostituzioni e di qualche intervento in mezzo al campo.
Ha la battuta ovviamente Garnica, vediamo se troverà il modo di abbattere il muro di DLF e scaraventare il pallone in porta. La barriera ovviamente è molto molto folta, c'era riuscito nel primo tempo a superare la barriera. C'era riuscito e come nel primo tempo il 4 a superare la barriera, ma si allontana, credo che andrà con il mancino il numero 21, che è Tartaglia. Vediamo se va lui, conta i passi, sì, va a Tartaglia, va col sinistro, pallone alto sopra la traversa. Opportunità ancora per Sobat, stavolta col mancino, calibrato bene ma che non si è abbassato a sufficienza, poi con il corpo all'indietro è chiaro, è normale che la palla vada fuori. Si arrampica come un funambolo Maponi per andare a strapolare il pallone che si era incastrato nella rete di nella rete retrostante la porta. Un minuto e mezzo alla fine ed è ancora 0-0. Maponi chiede un nuovo pallone perché questo è sgonfio. Metodologie per far scorrere i minuti e dove trovarne. Il professore è Maponi. Eccolo il rinvio. Colpo di testa in avanti a cercare il controllo di Cornetta, che riesce a trovare il modo di servire D'Ambrosio, ma fischia fallo. L'arbitro ha i danni proprio di Cornetta e infatti è calcio di punizione per DLF. Si lamenta D'Ambrosio perché aveva il pallone e aveva anche lo spazio per andare. Il numero 16 di DLF Ciampino. Adesso l'opportunità ce l'ha Moro di andare al centro dell'area di rigore. O Moro o il 99. Si allontana Moro, quindi presumibilmente andrà alla battuta il 99 al centro dell'area di rigore. I saltatori ci sono, sono di statura molto più bassa rispetto ai difensori e alla retroguardia di Sobat. Vediamo che cosa riuscirà a combinare. Alla battuta il 99, va verso la porta invece, la palla che termina direttamente sul fondo. Poteva essere gestito meglio questa situazione di possesso palla del DLF, questa soluzione di calcio da fermo. Sobat quindi può andare al rinvio lontano con Mangosi. Chiede però tempo per un cambio. Siamo arrivati adesso al minuto 80 e credo ci saranno forse un paio di minuti di recupero, non di più, prima della fine della partita. Possono entrare di nuovo Ranaldi col 14. Credo al posto di Palmigiani, che resta adiacente alla panchina, infatti si va a accomodare. E infatti fuori un esterno di sinistra per un esterno di sinistra. Eccola la battuta di Mangosi, un po' sbilenca, che trova però il modo di servire il 10. Ancora Garnica che va da Ranaldi, prova ad andare via in velocità, ci riesce in qualche modo, ma ha più fisico di lui D'Ambrosio e molta più esperienza del 14 di Sobat, che addirittura evita che il pallone esca. Occhio al pressing adesso altissimo di Sobat, ma riesce a far bene e a pulire l'area di rigore, la retroguardia. Attenzione adesso a Zulli, che vuole andare via con un gioco di prestigio in mezzo al campo, non ci riesce, la palla è per Antoni che rinvia addosso però al numero 77 di DLF, che però si lamenta con se stesso per non aver portato bene avanti quel pallone. Alla cieca rinvia un po' adesso. Adesso arrivano i momenti di rinvio alla cieca, la palla termina direttamente nella piscina di fronte a noi. La partita in teoria sarebbe finita, ma c'è spazio quindi per l'opportunità, c'è spazio per mandare il pallone dentro l'area di rigore per Sobat. E vediamo se riuscirà a tramutarlo in gol, anche perché ormai il tempo veramente stringe in una grande morsa. Battuta troppo corta, questo fallo laterale da Antoni, il pallone ancora per lui, recupera Grimaldi,
poi il 9 vuole andare in verticale, trova il modo di servire, però il 21 che viene però ostacolato da un intervento spalla a spalla irregolare secondo l'arbitro da D'Ambrosi. Poi Garnica, poi va dal 21. Attenzione a Sobat che avanza in area di rigore, occhio alla conclusione, troppo larga, troppo stretta, tentata dal 21, palla quindi in fallo di fondo. L'arbitro si mette il fischietto in bocca, probabilmente fischierà dopo il rinvio di Maponi, come nel primo tempo. Da rinvio a rinvio, la gara si chiuderà così, sullo 0-0. Una gara tutto sommato divertente nonostante le reti inviolate. Non fischia ancora però l'arbitro, forse c'è possibilità per Sobat di andare in avanti, no. D'Ambrosio protegge ma non abbastanza la sfera, giocata in un fazzoletto. Niente, l'arbitro non fischia ancora, c'è adesso Ranaldi che vuole andare via, la palla però non finisce fuori, viene assegnato un calcio di punizione a DLF Ciampino, proprio a ridosso della propria tre quarti campo per la squadra in maglia bianca. Crampi intanto, ovviamente, per uno stanchissimo D'Ambrosio. Prova commovente del 16 di casa, che ha contribuito e come a questo punto che sta maturando, che sta entrando piano piano nelle casse di entrambe le squadre, per un Sobat che quindi non approfitta del passo falso, tra virgolette, di Borgo Rosso nel pareggio contro Montagnola. Rimane a quota, anzi prosegue, sale a quota 8, quindi comunque terzo in classifica, comunque in zona playoff, anche se il campionato è cominciato soltanto da 4 giornate. Di LF sale a quota 2, ma non scaccia ovviamente la crisi, non scaccia ancora i fantasmi della zona retrocessione. Intanto passa sotto di noi proprio Palmigiani, che neanche finisce di vedersi la partita dalla panchina. D'Ambrosio invia, ma in fallo laterale con una doppia deviazione, un flipper che favorisce i padroni di casa. Sempre D'Ambrosio alla battuta, a cercare Cornetta, il controllo non è perfetto, ma ringhia ancora le caviglie D'Ambrosio, ma l'arbitro ha ancora il fischietto in bocca, ma non vuole fischiare, non vuole mandare le squadre negli spogliatoi. Ancora il 16, Garnica vuole allargare per Antoni, che era in controtempo, pallone quindi in fallo laterale, con Castagna che va piano piano a prendere il pallone, che va piano piano alla battuta del fallo laterale, che chissà se chiuderà definitivamente questo incontro, perché ormai l'ottantesimo l'abbiamo bello che superato. Siamo ormai dopo al quinto minuto di extra time, di overtime, come direbbero in gergo cestistico. Pallone intanto in verticale a cercare la corsa del 9, esce così e così l'estremo difensore. Attenzione adesso perché la porta è vuota, c'è Moro, è zona tiro, viene fermato però dall'intervento con i polpacci di Garnica, e vediamo se adesso c'è la possibilità di andare in contropiede per Sobat. No, perché Antoni non arriva sul pallone, su un pallone smistato da uno stanchissimo Garnica. Palla in fallo laterale alla battuta, ovviamente Castagna. Eccola la battuta, colpo di testa di Antoni. Poi ancora il 77, c'è Zulli completamente solo, vuole provare a portare avanti il pallone, ma c'è fallo. Calcio di punizione per DLF Ciampino. Calcio di punizione per DLF Ciampino, tante proteste. Tante proteste, sia in campo che fuori. Alla battuta va Frezza, anzi no, si allontana. C'è Moro sul pallone, col 10. E vediamo se sarà l'ultima chance, l'ultimo spiraglio di possibilità per DLF Ciampino di vincere la partita. Parte Moro, teso, al centro, deviazione all'indietro, rischiando l'autogol, palla in calcio d'angolo, ancora occasioni, ancora spettacolo in questo finale di partita. L'ultima occasione ce l'avrà DLF Ciampino, con Frezza che si incarica della battuta. Va Frezza, secondo palo, non esce nessuno, il pallone è per il 30, che zona tiro, sbaglia, poi controlla, va e calcia, il pallone trova
il 99 che però è in posizione ovviamente di fuori gioco e quindi calcio di punizione per Sobat. L'arbitro ancora non fischia, siamo oltre il sesto minuto di extra time e invece sì, fischia adesso, ha fischiato tre volte il direttore di gara, finisce 0-0 a reti bianche, a occhialoni, come vi pare il risultato, la partita tra DLF Ciampino e Sobat, una gara tutto sommato divertente ma che finisce, come detto, a reti inviolate. Lo spettacolo non è mancato in campo, è mancato a livello di finalizzazione e quindi dalla 100 CL, dalla Atletico 2000 è tutto. Io ringrazio voi che ci avete ascoltato, vi auguro un buon proseguimento di serata. Da Leonardo Talusi ringrazio ancora il mio compagno di viaggio Martina Gaiba in regia e coordinamento di immagini e noi vi salutiamo così, a presto.